Allora, con questa conferenza il WWF si è confermato sempre presente su un territorio e attento alle situazioni ambientali cittadine. Sin dal 2007 abbiamo posto l'accento con due comunicati sul problema del punteruolo rosso. Il punteruolo rosso in quell'epoca non era ancora giunto, non era stato mai segnalato sul territorio bisceglese ed è stato segnalato proprio da noi nel 2009, ad ottobre del 2009. Quindi siamo sempre presenti sul territorio, come su altre questioni ambientali, come ad esempio la questione dei rifiuti, le questioni delle aree protette, e ancora una volta ci confermiamo come un'associazione attenta ai problemi del territorio. Allora, per quanto riguarda il punteruolo, la prima segnalazione in Italia è stata quella del 2004 ad Acireale. Dopo l'insetto si è diffuso su tutto il territorio, Puglia, Calabria, Marche, Abruzzo, Toscana e Liguria. La prima segnalazione a Bisceglie è stata quella dello scorso novembre, seguita subito dopo dalle due palme in Piazza Castello. Probabilmente molte palme sono attualmente con infestazioni in corso, ma non manifestano ancora i sintomi. Nella prossima primavera, estate, autunno, sicuramente mi aspetto molte manifestazioni relative a punteruolo rosso delle palme. La strategia proposta dal WWF, tenendo conto della normativa in atto che attualmente ci vieta l'impiego di principi attivi di qualsiasi natura, consiste nel monitoraggio attento e costante di tutte le palme che insistono sul territorio. Quando dico tutte significa palme sia pubbliche che private. O il monitoraggio lo facciamo a tappeto, altrimenti non ha alcun senso di esistere. Individuazione precoce di tutte le palme con i sintomi, immediato abbattimento e corretto smaltimento. Quindi l'obiettivo è quello della eradicazione, tentare l'eradicazione del punteruolo rosso sul nostro territorio, un'operazione sicuramente complessa e molto difficile, ma comunque doveroso tentarla. Se dovessimo fallire in questa operazione saremmo costretti a convivere con il punteruolo rosso per sempre, quindi a questo punto poi significherebbe anche dover trattare vite naturali durante con prodotti chimici le palme, se qualora volessimo mantenerle in vita. Quindi è un momento molto delicato e bisogna essere determinati e ben organizzati nella lotta.